Lorenzo Grasso, fida a me. L'hai tolto il tappino dalla telecamera? L'ho tolto il tappino. Il tappino dal culo? Quello rimane sempre. Queste sono le battute che fanno ridere tutti, eh? Questo è una reaction promotion. Attenzione, attenzione. Reaction promotion. Promuoviamo questo ragazzo di Torino che sta sotto BM Records. Oh, quindi consigliato da Masta 5, anzi il nostro capo. Consigliato da Masta 5, detto AKA Johnny Mastro 5, AKA chi dorme non piglia pesci, ma io non dormo mai, però sono un narcolettico, ogni tanto mi trovano addormentato in giro, di cui mandiamo la clip. E che ha prodotto troppo. Raga, no, ma il discorso è questo. Io ho detto Masta Fai, mandami qualcosa di rap bello. Dufregne. Una roba interessante. No, mi ha mandato Rico. Rico, già dal nome sembri Ricky, però più ricchione o più latinos. Latinos, perché è Rico Mendoza. Davvero Rico Mendoza. Sì, a lui mi piace un sacco. Mendoza ti chiami? Guardami di cognome. Non posso fare i gesti, lui mi piace un sacco. La fregna gli piace un no, sacco. No, quell'altra cosa. La cao. Cosa? Ah, ho capito. Ma Mendoza, quindi Mendoza. Vado. Vai Mendoza. BM Records. Ah, pensavo Beata Minchia, invece Back Movement. Sì, sì. Hazard. Duke of Hazzard. Questa è la ballata di Bowie. Al cimitero con una rosa. Però lui c'ha dei pantaloni improponibili, eh? Mendoza con la rosa. Oddio, chi è? Wallets. Wallets marocchino. Oddio, l'autotune. Quelle arabe minori. Comunque le produce. Ah, e produce lui, ho capito. Le produce, sì. Nostalgico. Rico urla per favore. Porca troia, ho sbagliato a leggere. Ma santo. È una fusione di tanti generi già sentiti. Bene. Ma fanculo credo. Se lo sfera. Ma non tanto sto ci sta anche. Amico quando ascolto il vento. Bella. Bello. Che si tiene l'identità nella stessa frase. Sì. Sarà contento ma sta fai. Con messaggi in faccia a tutti. Vedo. Plagio. Oh Gesù Cristo. La mia gang. No, fedele alla gang. La fede per la BAM. Sono un po' paura. Finta. Aspetta, ma io quelle case le conosco. Sì, sono le serre. No, sono le case popolari. No, sì, sono sì, le sì. Serre delle... No, sono le popolari. Beh, bravo, prega la Madonna. Ho avuto paura che avessi girato il video in un posto che conoscevo. Allora, Mendoza, come concili... È caduta la finestra, è cambiata anche la luce. Con questo spiraglio di luce che arriva dal cielo, perché tu pre... Come conciliamo il pregare la Madonna con la vita da malandrino? Come lo facevano i messicani. Con la calavera. Le gang. Le gang super cattoliche. Le gang che facevano tutte le battutine. Sì, sì, sì. Le gang. Burritos! Sì, così, erano di sparare. Le gang conciliano molto il cristianesimo con la malavita. Un certo tipo di... Beh, anche Cosa Nostra allora. Cool. No, ma era più che perché era Terrona. Un po' più collusa. Ecco, con la chiesa, dici. No, ma non mi fa di queste cose. Anche il nome padrino riprende il nome. Non mi fare di certe cose. Era un po' più vicino. Anche lì, diciamo, ma una volta, adesso andrà con la linea d'oro, ma non vanno a messa. No, però diciamo che una volta erano più vicini, ecco, vicini. Vicini, vicini, vicini di casa. Adesso è la chiesa che è più vicina dall'altra parte. Cioè... Sì, vogliamo continuare? Scusa, è che voi quando mi fai parlare di certe cose sì, sai che viene fuori Mendoza! Allora, ritornare in sfera, però con la voce sexy. No, con la voce troppo bassa. Ma tu con la cosa hai ficcato poi, che comunque vedo che è simile anche. Comunque so io. Allora, sia lo stile che no, l'attitudine. Secondo me è lei che t'ha dissato, che ha detto che comunque no? Vabbè. Ma sei andata Mendoza. Contro di lei, io sono pro. No, basta. Divento pro Mendoza adesso. Però vabbè, allora Mendoza, il testo è bello perché ci sono delle cose proprio poesia da Allora, mandare. Allora è vero. Allora. Mettiamo i puntini su lei. I puntini su lei. Questo genere è una merda. Bravo, mi fa schifo come quando lo fa Gue Pequeño, come quando lo fa No, quando lo fa Spero e Basta mi piace. Beh, no, Gue Pequeño è una merda, Spero e Basta è bello. Perché quando l'ha fatto Spero e Basta ai tempi di Filippa era interessante. I ragazzi nei quartieri.
quartieri. E quartieri quartieri. Quartieri quartieri. Quello, quartieri. Quella roba non era male. Era sempre gangsta trap, si può definire così. Sì, ma era. Era spicciolo. Era gangsta babbio. Era spicciolo, babbione. Però nel raccontino ci stava. Si babbiava, e questa però. Roba è fatta da un adulto. Con delle cose molto più. Bravo, con poesia. Perché c'è molta poesia dentro. Però si vede che è sentita. Perché però quando mi piace. Ti becchi al bar e dici, amico, t'ascolto. Quella è stata bellissima. Quella era stata veramente, raga, veramente bella quella. Quando dici sei triste, sei nella merda, però ne esce a testa alta perché non perdi la dignità. Però minchia, la gang, queste cose io non ce la faccio. Vabbè, qua mi entra da quartierino, dice adesso queste cose io le ho sempre fatte, mo va di moda, vediamo che le faccio anche l'uspicio ogni tanto. Perché per carità di non Dio. Non solo spero. Per carità. Però cos'è il problema? Che sei vecchio e quindi non vendi, perché la ragazzina vuole il malandrino della sua età. È sciupato. E sei sciupato dai vizi, quella è la vita che t'ha succa. Però a me dispiace che domani mi trovo tutto accoltellato. Però la prima volta che entriamo in BM. No, sì. Allora parliamoci chiaro. Se dobbiamo fare i buffoni, vi dico che il pezzo fa minchia, fa schifo al cazzo. Se volete che un parere serio, il timbro non mi piace, però... ma perché l'ha sospirato, che però sta in mood con la canzone. Sì. Quindi è una cosa, una sorta di roba conscious malandrina, purtroppo devo dirlo. Il testo è bello, lui è sbraffato in faccia, mi ricorda Lucchè. Molto. È vero. Attitudine. Sai che io poi sono pro all'attitudine. L'attitudine è quella cosa che o ce l'hai o non ce l'hai, ricordiamo. Conoscendolo di persona, so come ragiona. E io ti posso dire che lui l'attitudine per fare questa roba ce l'ha. Che poi mi faccia. Volevo fare una svastica con la graffetta, ma si è rotta. Questo è cattivo presagio. Caccio. Io personalmente non ascolterei mai questo genere. Però... Ma non è vero, perché tu mentre ti lavi, se questo ti fa una roba che con il ritornello meno sfera e col sospirato magari più aggressivo, te lo ascolti. Hai perché ragione. Poi tira fuori delle cose che solo un adulto può fare. Dire. È per questo che mi è piaciuto molto perché il modo solo di scrittura. Chi c'ha più di 30 anni sa cosa vuol dire trovarsi al bar da soli con un amico e parlare dei cazzi vostri male davanti a un bicchiere di whisky. Magari anche quell'amico che non vedi da tanto tempo, esatto. Con cui vuoi. È più facile parlare con una persona. Sono cose che devi avere vissuto. Basta, non te lo posso spiegare a te che sei, vuoi fare il malandino di 14 anni. Proverò di ascoltarmelo da solo. Però voi andate ad ascoltare, qua sotto c'è il link per andare a vedere. Però secondo me Mendoza su un boom bap, se vuole fare questa cosa qua su un boom bap un po' moderno, mi risulta meglio, sai? Più ascoltato. Meno anonimo, meno anonimo, perché sta trap così d'ascensore che non la so. Tanto vi do un anno e mezzo per poi finisce questa moda della trap e restano solo i veri. E ritorniamo su boom bap, dai. Ciao.